Barbara Sera. Uno sguardo un po' più da lontano, no? Da Londra. Com'è questi pollai italiani, no? Come li vediamo? Sa, ha detto una cosa Giovanni Floris che mi ha fatto pensare molto. Lui ha parlato che il livello sta cadendo di tutto. E una cosa che ho trovato molto interessante è che nella stampa anglosassone, di tutto quello che è successo in Italia nell'ultimo mese, le televisioni, i programmi che sono stati tolti, le liste, eccetera, non se ne è parlato molto, e questo io lo trovo deprimente da italiana e abbastanza preoccupante, perché è come se all'estero si sono abituati al fatto che in Italia queste cose succedono e che alla fine la libertà di stampa è a maniera italiana. E questo l'ho notato. Di solito l'Italia è sempre vista come un'anomalia. La cosa interessante è che ora sono in Inghilterra, l'Inghilterra pure sotto elezioni, le aspettiamo all'inizio di maggio. E la BBC, ovviamente, come si aspetta da una TV pubblica, ha programmi di approfondimento, ci saranno dibattiti tra i tre leader dei partiti principali, e la BBC, che pure è pagata con un canone, credo che a differenza della RAI, e io ho molto rispetto per la RAI, collaboro con la RAI da un paio di anni ormai, però io quando guardo la BBC penso sempre che la BBC è per il popolo e la RAI è per i politici. E credo che il fatto che siamo un paio di giorni da delle elezioni, anche se solo regionali, magari non importanti come quelle nazionali, ma il fatto che non si è parlato veramente di temi, i TG non sono abbastanza, c'è bisogno di approfondimento, ci sono bisogno di domande, ci sono bisogno di domande in stile più aggressivo, a volte, non tutti ovviamente, ma soprattutto sui TG. Io ho visto Tony Blair, ad esempio, Gordon Brown. Noi stiamo andando avanti nei TG perché abbiamo quasi abolito le domande. Ma anche, cioè, gli inglesi sono in ritardo perché ancora usano il giornalista che fa le domande. Noi mandiamo direttamente la telecamera e parla il politico. Voi siete molto arretrati da questo punto di vista. Per me i politici italiani a volte non accettano le domande scomode. Invece alla BBC, quando ho iniziato, mi hanno detto: se tu vuoi fare la giornalista devi fare arrabbiare qualcuno ogni giorno. Se invece non lo stai in Italia, se non lo vuoi fare, devi fare così. Allora, brava Barbara.